Ragazze, oggi vi faccio il video sulla mia makeup collection barra la mia makeup table, quindi la mia postazione di makeup e la mia collezione di makeup. In realtà non è una collezione di makeup perché non vi aspettate di vedervi miriadi e miriadi di trucchi, cassetti e cassetti e cassetti pieni, tipo di 300 mascara, 300 tere, 300 fard, come si vedono un po' in tutti i video di questo genere su YouTube, soprattutto delle YouTubers più famose, perché capisco che magari le case cosmetiche inviano a loro tantissimi trucchi e quindi si ritrovano la casa piena di trucchi. Ma assolutamente no, io so i trucchi necessari per me stessa, o comunque i trucchi che ho accumulato durante la mia vita. Perché comunque sono un'appassionata e poi i trucchi che uso per lavorare, quindi se magari vedete che non ho un fondotinta ma tre tonalità e tre tipi di fondotinta diverse, è semplicemente perché lo uso per lavorare, altrimenti prima di lavorare ne ho uno, massimo due, e spero che vi possa essere utile, almeno per prendere uno spunto per passarvi il tempo un attimo in modo frivolo. E niente, vi lascio al video. Questa è la mia makeup table. Qui io mi trucco normalmente. Quando vengono le mie amiche che vogliono farsi truccare, le trucco solitamente qua. È semplicemente una scrivania che avevo già, che io ho allestito a proprio angolo trucco. Quindi ho fatto fare su misura questo specchio qui, proprio in base alla misura della mia stanza. E poi da Ikea ho comprato queste lampadine qui. Questo mobiletto qui che non mi piace moltissimo, ce l'ho da tanto tempo e mi sa che lo cambierò e ne metterò un altro come questo qua, che è molto più carino. Questo, se non sbaglio, l'avevo acquistato da Gran Brico, tipo Gran Casa, questi negozi, questi grandi magazzini. Invece questo l'avevo acquistato sempre da Gran Brico o da Gran Casa. In basso a destra questo piccolo cassettino qui preso da Ikea, se non sbaglio. No, forse sempre da Gran Casa, Gran Brico, insomma, da Brico, Gran Casa, insomma, questi grandi magazzini. Iniziamo a vedere cosa tengo un po' sulla scrivania. Qua sopra tengo dei guanti useggetta che possono sempre essere utili. Sulla sinistra iniziamo a trovare alcune cosine per capelli, due lacche, una vecchia della Malizia, non è molto buona, e poi una un pochino più nuova della Testa Nera, e di cui avevo sentito bene parlarne bene da Carlotta Ceril Pandemonium, perché diceva che solo con questo gli reggevano i boccoli. In realtà io ancora la devo provare perché quando l'ho comprata avevo i capelli ancora troppo corti per fare i boccoli, non li sto facendo tanto perché ce l'ho un pochino rovinati e non li voglio stressare. E poi ho il mio prodotto per capelli preferito, che è l'Air Polish di Labelle Emma, ed è un prodotto proprio per lucidare i capelli in stick, è buonissimo, lo adoro, lo uso tanto. Da questa parte poi tengo alcuni profumi. Questo è il Miami Glow, che vedete nella confezione arancia o rosso, ed è un profumo che io adoro, adoro letteralmente, perché è il mio profumo preferito da tantissimi anni che lo cerco. Non l'ho mai trovato perché era un attimo fuori produzione in Italia, infatti adesso l'ho comprato da pochi giorni su un sito inglese, penso, comunque che spedisce senza problemi di dogana e soprattutto che spedisce questo prodotto, perché i profumi, da quello che ho capito, non si possono importare. Non so se non si possono importare o cosa, ma ho avuto difficoltà a reperirlo. Invece questo l'ho trovato a un buon prezzo e sono contentissima perché è davvero l'unico profumo che mi piace su questa terra. E poi questo profumo ho appena comprato alla noce di cocco di Yves Rocher, che devo dire che questo qua stranamente mi piace. Qui al centro, in questo cestinetto, invece tengo tutte le cosine per la detersione, cioè la detersione, diciamo, accessori pratici. E troviamo al centro una crema per il viso che uso da parecchio, quella che mi avevano consigliato, diciamo, a quando ho fatto la scuola di trucco, ed è la crema agli acidi della frutta di Institute, è molto buona, ha un buonissimo inci.
perché la pelle secca va da Dio. Poi, sempre della Institute, accanto ho un latte detergente al bambù, molto buono anche. Poi ho il bifasico di Sephora e l'acqua micellare di Sephora. Devo dire che l'acqua micellare non mi piace molto, invece il bifasico sì. E dietro tengo delle salviettine struccanti della Licia. Poi il pulitore per pennelli, il cleanser della MAC, molto molto buono perché li disinfetta anche, oltre che pulirli. E questo piccolo spruzzino da mettere al posto del tappo nero del cleanser della MAC, che è l'acqua micellare di Bioderma per pelli sensibili. Uso questo perché ho comprato questa perché la posso utilizzare su tutti, se no io avrei comprato quella per pelli pure grasse. È buonissima, strucca bene ed è veramente delicata e non mi irrita gli occhi. Anche quando ho fatto il progetto con al femminile, ho utilizzato questa per fare diversi trucchi durante il giorno e gli occhi mi si sono irritati pochissimo. Poi qua ho i miei pennelli che momentaneamente li tengo dentro questi contenitori Neve Makeup. E da una parte ho i pennelli un po' da occhi, e da una parte tengo quelli là da viso. Adesso li devo pulire, quindi momentaneamente li tengo qui aperti così. Però poi quando li laverò, li metterò in uno di quei portapennelli tradizionali per non fargli prendere polvere. E invece in questo cestino qua metto tutte le cose che sono da lavare, quindi le spugnette da lavare, non mi vengono i nomi oggi, questi cosini come si chiamano, vabbè, questi cosini qui da lavare, insomma tutte le cose che tengo da lavare. Poi iniziamo dalla parte più noiosa. Qua tengo in questa cassettina più brutta tengo cose che non uso spesso. Allora, queste sono tutti sample campioncini di fondotinta minerali, ombretti minerali. Poi qua vabbè, una boccettina vuota. Qua c'è un piccolo sample di cipria minerale, non è la Hollywood come c'è scritto qua, ma in realtà è la Gold Dust di Neve Makeup, che ho messo in questo piccolo sample così me la potevo portare in giro in vacanza senza che si disperdesse dappertutto. Una pinzetta, poi ho dei mascara che non uso tanto, questo è buonissimo di Rocher, sì, di Rocher. Questo è buonissimo di Yves Saint Laurent, ha un profumo straordinario ed è il color Borgogna. Mi spiace buttarlo perché è troppo bello, è un profumo troppo buono. Poi il viola e un piccolo mascara di Make Up Forever. Qui è una vecchia boccettina di Less Pest dove ho messo dentro un ombretto nero che mi si era precedentemente rotto per ricompattarlo, ma poi non l'ho più ricompattato. Un contagocce che può essere sempre utile. Poi la cipria Gold Dust grande e il correttore minerale giallo che sinceramente odio, non uso mai. E poi questo correttore di Essence che odio pure questo perché tempo 2 secondi non c'è più sul viso. Nel secondo cassetto vediamo cosa c'è. Qua ci sono un po' di cosine inutili anche qua, perché questo diciamo che è il cassetto delle cose inutili. E tengo infatti questa. È una fascia per capelli che magari può servire se qualcuno viene a truccarsi. Una scatolina vuota di Elf, un'altra scatolina vuota, coperchi che di solito uso per miscelare i vari fondotinta minerali. Poi qua c'è uno stick per piedi quando magari tornate di Essence, quando tornate dalle serate sui tacchi, questo qua rinfresca. Poi, qua ho messo 2 lime per unghie, dei scovolini di mascara vuoti dentro questa scatola, di mascara non vuoti, vecchi, vedete, puliti, che questi sono sempre utili se bisogna truccare qualcun altro per non usare direttamente l'applicatore del mascara. Poi qua, vabbè, ho pennellini che non uso praticamente mai. Poi la cosa più interessante è questa. Che sono i brush guard fatti da me, diciamo, e sono semplicemente delle guard sterili tubolari che io applico dopo aver lavato i pennelli sui pennelli bagnati. Vedete? Li vendono di tante dimensioni. Ho tagliato i pezzettini di diverse dimensioni, ho tagliato i pezzettini e così non devo spendere un botto di soldi di brush guard in plastica che costano veramente tanto.
E questi sono uguali praticamente, sono molto buoni. Il pennello, diciamo, respira, gli arriva l'aria, respira, arriva l'aria e si asciuga facilmente. E poi infine ho un mascara, il mio dei Real di Benefit, e questo è il Double Fix Mascara di Clarins, che è molto buono, che serve sia per fissare le sopracciglia sia per impermeabilizzare le ciglia, perché di solito i mascara waterproof seccano troppo le ciglia. Invece io applico prima, di solito, questo mascara di Benefit quando voglio un effetto waterproof di tutto il giorno, che è già molto a lunga tenuta e già anche se piangete questo qua difficilmente cola. E in più gli metto questo impermeabilizzante. Vi assicuro che le ciglia rimangono belle separate, morbide, ma non, ma il trucco non vi cola se piangete. Poi qui ho tutta la mia scorta di campioncini di vario genere, perché io non li utilizzo praticamente mai se non quando viaggio. È molto interessante questo, che praticamente mi è andato in farmacia, mi ha detto è come il bio oil. Io ho detto oddio, che schifo il bio oil. Bio oil, non so se sapete, è quella crema che pubblicizzavano tantissimo, che in realtà dentro non conteneva altro che siliconi e paraffine, robe del genere, e serviva per le smaiature, le cicatrici. Invece questa, guardando gli inci, ha un inci veramente buono, davvero buono. Ci sono oli, insomma, non ci sono siliconi e paraffine come nell'altro. Si chiama Cut Cream Repair. Ancora in realtà lo devo provare bene, ma un inci è veramente buono e lo vendono in farmacia, quindi altro che bio oil. E ha la stessa funzione, quindi per eliminare smagliature, cicatrici, per l'invecchiamento, la disidratazione. E a me l'avevano consigliato come dopo sole. Poi vabbè, ho altri campioncini, Saugella, Clinique, Bottega Verde, Bioderma. Poi ho anche qualcosina, queste Bulgari, Dior, una crema contorno occhi. Avevo provato anche la BB cream che non mi era piaciuta per niente perché era inutile. Vabbè, una mini taglia di vanilla di MAC, mi appigliamento e profumini vari. Qui invece tutti i miei smalti, io uso, non li uso praticamente mai, solo in estate, perché come vedete l'inverno delle mani che fanno schifo, l'estate invece riesco sempre a far crescere le unghie, mi sa che grazie al sole che stimola la produzione di vitamina D, penso, non vorrei dire cavolate. Comunque tengo una lima. Poi questo è buonissimo, fenomenale, è una crema, diciamo un burro per cuticole della Burt's Bees, mai fatto acquisto migliore. Ha un profumo fantastico di olio e veramente, se lo usate tutti i giorni, è l'unico che è riuscito a morbidirmi le cuticole e a farmene un po' crescere di meno. Adesso non lo sto utilizzando, però quando lo utilizzavo sempre era veramente efficace, veramente buono. Poi ho vari smalti. Allora, questo qua è il Peggy 6, cioè l'indurente, è buono, un indurente buono, anche se contiene formaldeide, ma purtroppo gli unici indurenti che durano, mi durano, sono quelli con formaldeide, che funzionano. Poi questo è il Top Coat di Essence effetto gel, ed è anche questo buono. Poi ho uno smalto, il primo smalto di Chanel comprato, mi piaceva tantissimo la colorazione, ma devo dire che è pessimo, si speccava subito, infatti ho detto cavolo, ho speso 20 euro per niente, almeno avessi preso uno smalto buono, no, si sbecca subito e non durava niente, tanto tempo fa. Poi un indurente di Deborah, inutile, non fa niente. Poi questo è lo smalto che ho preso col coupon di Pupa, che permetteva di comprare, se vi ricordate, uno smalto di Pupa a 1 euro. Era meglio se Pupa non lo faceva questo coupon, perché ho scoperto quanto è pessimo questo smalto gel, perché non dura niente, il colore è stupendo, ma lo metto un'ora dopo e già sbeccato. Questi li ho adorati, mamma mia, sono stupendi questi due. Sono di essi della collezione Fluo di quest'estate, fucsia e arancione. Vi devo dire che sono bellissimi, peccato che hanno una consistenza strana e durano davvero poco. Poi questo è un classico di essi, il primo smalto che ho comprato, e sono innamorata subito di questo smalto perché ha una consistenza stupenda, dura tantissimo, è tipo vernice, è fantastico. Questo è lo smalto del secolo, diciamo il Train Nile Repair, l'unico che mi è riuscito a farmi crescere le unghie sempre con formaldeide. Peccato che dopo un po' che lo usavo mi ha creato, penso, una specie di allergia, qualcosa del genere, non riuscivo più a metterlo, che mi facevano male le unghie. Anche con questo bisogna stare attenti a non fuoriuscire il prodotto sulla pelle,
perché sennò vi brucia da morire. E anche col Peggy Sage, perché sono tutti e due a base di formaldeide, e mi sa che proprio la formaldeide a contatto con la pelle fa bruciare tantissimo la pelle. Passiamo alla parte più interessante. Allora, cosa c'è qui? Qui metto le cose che uso più che altro per lavorare. Il mascara Benefit dei Real, molto buono. Un mascara waterproof della Clarins, ma nonostante sia waterproof funziona di più il dei Real, più il Double Fix di Clarins, come vi dicevo prima. Un mascara di MAC, sempre waterproof, che fa veramente schifo, ve lo dico proprio. Soldi buttati. Ciglia finte. Poi ho il fantastico, la fantastica base per ombretto di Urban Decay, una cipria in polvere della MAC trasparente, l'eyeliner della MAC molto buono, una mini cipria in polvere HD che non mi piace per niente. Poi ho dei blush di NYX, che devo dire che sono buoni. Nonostante costino poco, sono buoni quei blush là, ma i miei preferiti in assoluto, proprio top, che durano sempre e comunque, sono questi di La Masca. Vi dico, ve li mettete la mattina, la sera li avete ancora su, sono fantastici. Penso siano i migliori blush esistenti in commercio, sono qualcosa di stupefacente. Hanno il loro costo, ma sono fantastici per le spose, sono fenomenali, cioè ve lo dico proprio fenomenali. Poi ho delle ciglia finte di MAC, queste qua le uso su me stessa perché sono utilizzate, invece dietro ho delle ciglia finte a ciuffetti di MAC, sempre ottime per le spose, e qua delle ciglia finte a ciuffetti della Ardell. Poi nel secondo cassetto tengo i rossetti. Solitamente io adesso ho questa disposizione perché non sono giorni in cui sto lavorando, comunque volevo fare il video apposta, ma quando lavoro ovviamente non è tutto nei cassetti così, è tutto in una valigia apposta con tutte le scatoline, le varie trousse, beauty case, con le cose nelle valigie. Allora, in primo luogo ho il Prep and Prime di MAC, che è un primer per le labbra, che non è molto, sì, fa qualcosa, ma non molto, ve lo dirò la verità. Poi come gloss ne ho pochini, perché quello che si usa di più solitamente è quello trasparente, sinceramente, perché poi come gloss veri e propri solitamente uso i rossetti. Devo fare un servizio fotografico, ci metto sopra quello trasparente, se proprio mi serve un gloss. Ve lo dico. Poi ho questo balsamo per le labbra di Bioniche, non l'avessi mai comprato. Ho comprato in farmacia una volta che avevo le labbra davvero ridotte a pezzi, ma non l'avessi mai fatto perché è paraffina pura. Quella S che me l'ha venduto, un botto di soldi l'ho comprato, non serve a niente, se non altro mi serve per creare magari rossetto, fai da te, la lucida labbra fai da te, per quello è buono. E ho vari rossettini, alcuni di Egizia, alcuni di MAC. Poi ho questo che è il 2 in 1 di MAC, molto buono, una tinta per labbra. Poi ho questa che è la tinta tanto acclamata da Clio, della Stila, quella là più naturale, diciamo, almeno le diceva così fosse più naturale, in realtà sulle labbra è fucsia, quindi io non capisco come potrei mettere una sposa e una roba fucsia sulle labbra e di che naturale, proprio non lo capisco. Magari sulle mie diventa più fucsia, ma è fucsia sta cosa. E poi non, della Stila poi non mi sembra che duri neanche così tanto, sinceramente. Ed ecco qui, qua ho tantissimi ombretti, specialmente ombretti, diciamo, in polvere. Comunque, tra i più gettonati c'è il Rubenesque di MAC, che è un matte pot, ombretto in crema. Poi ho vari ombretti della Neve Makeup in polvere, qualcosa di Madina, un eyeliner glitter della Urban Decay molto buono, bellissimo. Poi dei glitter di NYX, carinissimi per Natale. Ombretti di NYX che non scrivono questi. Una mini palette vinta in un vecchio concorso di George April, vecchissimo, che ogni tanto uso ancora su me stessa, della Elf. Però è bella scrivente, devo dire. Poi in fondo dei fondotinta minerali della Neve Cosmetics e anche di altre marche. E poi qui ho i Stay All Day Essence, mini taglie vanilla,
Poi ho questo ombretto in crema della Vamp For Pupa. Anche questo non l'avessi mai comprato perché ho preso proprio la tonalità sbagliata, perché non, è proprio sfigato nell'anima questo ombretto. Poi qui invece ho tutti i fondotinta. Allora, vi dico già che io ho diversi fondotinta, non perché io li uso su me stessa, perché se no ne avrei uno, massimo due per tipo, o anche solo un tipo. Ma questi qua perché li uso sulle spose, quindi io ne compro almeno tre per di tre di tonalità diverse, per fare tutte le tonalità che mi servono, cioè sulle spose, sulle clienti, se trucco qualcuno. Quindi, vabbè, intanto anche dei correttori, questi sono due palette di correttori di MAC. Ovviamente non servono a chi non fa questo di lavoro, perché non vi servono 3000 tonalità di correttori, ma per chi lo fa sono molto utili e sono buonissimi, sono gli Studio Finish, io li adoro. Poi ho due mini taglie di ombretto Naked, di Naked Skin di Urban Decay, e devo dire che non mi piace per niente, meno male che mi sono fatta dare i campioncini. Tra l'altro, poi ho un fondotinta super idratante di Goldistar, effetto seta, un po' scuretto perché l'avevo comprato un'estate in cui mi ero riempita di brufoli. Poi ho due fondotinta buonissimi della Roche Posay che ho scoperto quest'estate e sono per chi ha la pelle secca, li uso per chi ha la pelle secca, sono molto leggeri, quindi per chi vuole una copertura leggera, però sono idratanti, sono buonissimi, li adoro. Poi due tonalità di correttori di Egizia, una più aranciata e una più chiara, e sono molto fluidi, quindi per chi ha veramente pochissime occhiaie o comunque pochissime imperfezioni. Poi ho il mio preferito correttore di sempre, il Respass di Benefit nella tonalità aranciata, questo è molto buono. Poi ho tre fondotinta di Makeup Forever HD, questi invece sono i Matte Velvet, sempre tre colorazioni, che sono molto buoni per chi ha la pelle molto rovinata dall'acne. Un correttore di Laila vecchissimo che non utilizzo praticamente mai, e la BB cream di Garnier che fa veramente schifo, cioè non mi piace molto, diciamo, perché veramente lascia la pelle oleosissima, veramente non mi piace per niente, pessima, veramente pessima. So che ne hanno fatte altre che forse sono migliori, ma questo è veramente inutilizzabile, almeno sul mio tipo di pelle. Qui invece ripongo le cose che uso io per truccarmi tutti i giorni. Allora, c'è una cipria, in realtà c'è scritto Egizia, ma in realtà c'è dentro la cipria di Essence, quella là matte nella confezione, così però bianca, e si è rotta 6000 volte, quindi alla fine l'ho messa in questa confezione, l'ho ridotta in tanti piccoli pezzi e ora lo uso come se fosse una cipria in polvere. Poi ho questa cipria qua, che non mi piace per niente, della Essence, la Pure Skin. Mia mascara preferita è Love Extreme, un po' sporco, comunque lo dovrei cambiare. Anzi, voglio prendere quello che ha recensito Clio ultimamente, che deve essere buono. Comunque questo è buonissimo, lo adoro, è il mio mascara in assoluto preferito. Poi ho il balsamo labbra della nuova linea bio, Miele & Moelsley, della Yves Rocher. Piegaciglie. Poi, come vi dicevo prima, questo è il mio Studio Finish di MAC, il primo correttore che ho comprato, diciamo, Studio Finish di MAC, per utilizzare proprio su me, da utilizzare solo su me stessa, quindi vi dirò, ne basta solo uno, non c'è bisogno di comprare tutta la palette, infatti questo lo uso su me stessa. Poi, il Debbie, il Matte Imperfect, un fondotinta fantastico per fare video perché non si vedono per niente le imperfezioni, orrendo per andare in giro perché lascia delle mette in evidenza le pellicine, si vede proprio che avete fondotinta addosso, pessimo, bocciato da quel punto di vista, ma devo dire che per fare video è ottimo, l'avevo già detto, perché si vede stupendo nel video. Una pinzetta di Bottega Verde non molto buona. Il mio fondotinta preferito, questo lo adoro letteralmente, è il Tint Miracle di Lancome. Costa un pochino, infatti lo tengo per le occasioni speciali, ma è fantastico. Lascia una luminosità pazzesca sul viso, è leggero ma copre le imperfezioni. È veramente qualcosa di stupendo questo fondotinta. Poi ho questa Hyaluron Plus, che è un siero di Bottega Verde idratante. Con questo mi devo dire che mi ci trovo abbastanza bene. Poi ho un eyeliner di Egizia che è veramente pessimo. Poi questo uso tutti i giorni, che è l'Active Light di Pupa, se avete visto il mio video per andare al lavoro. È un fondotinta oil free. Allora, dicono che dia luminosità.
rimanendo nel naturale, e questo non è minimamente paragonabile da questo punto di vista, perché non so che luminosità dia, non dà nessun tipo di luminosità a mio parere, almeno in confronto a quello, però è abbastanza buono, è leggero, si applica facilmente, è una specie di diciamo un di face and body, però dura poco sinceramente. Come vi ho detto in altri video, mi spiace di dirlo, ma i fondotinta più costosi sono quelli migliori. Ovviamente poi ci sono fondotinta costosi che fanno schifo, ma è inutile dirlo, quelli economici hanno sempre qualche punto a loro sfavore. Questa è la durata, perché non mi dura veramente niente rispetto a un Tint Miracle o un Make Up Forever, quelli mi durano tutta la giornata, questo mi dura pochissimo. Ma comunque non mi interessa, perché questo lo uso per tutti i giorni per andare al lavoro. Insomma, io lavoro 4 ore al giorno, quindi sinceramente chi se ne frega se dura poco. Le ciglia, le fibre sintetiche di Paula P, e queste fibre sintetiche di Essence, che sono pessime, al contrario di quelle di Paula P, perché cadono tutte sugli occhi. Poi vabbè, ho una mini taglia di mascara e un pettinino per sopracciglia. Qua ci tengo invece, allora, qua ho dei fondotinta di Egizia che non utilizzo spesso, sono quasi finite tra l'altro. Poi ho il primer di Urban Decay, molto buono, e di Urban Decay, il primer di Make Up Forever, molto buono, il fissatore di Make Up Forever, molto buono. Poi ecco, questa è la BB cream di cui vi parlavo, di Dior, la nude, pessima, cioè non copre niente. Poi ho delle mini taglie di primer di Make Up Forever, e poi ho dei campioncini di Tolerian Taint, che è fondotinta molto coperente di La Roche-Posay. Devo dire che è veramente buono, quel fondotinta là mi piace tanto. Passiamo al reparto inferiore. Io ho una valigetta che uso, una valigia che uso per portare tutti i trucchi quando vado in giro. Io ho una borsa che mi ho mandato dalla BCM per portare i trucchi, ma non c'entra praticamente niente ormai. Poi qui sopra ho questa pochette trasparente dove metto tutti i miei trucchi quando li devo portare in giro, almeno le cose che si usano di più a portata di mano, perché trasparente si vede tutto. Poi un'altra pochette dentro dove metto i rossetti, un'altra pochette dove metto gli dischetti, lo struccante, tutte queste cose qua. Poi qui c'è il portapennelli di cui vi parlavo prima. Come vedete, è fatto in questo modo. C'entrano tutti i pennelli, non si rovinano e non prendono polvere, cosa importantissima. Io non capisco come fanno le ragazze che hanno i propri pennelli in esposizione tipo così o su quelle vaschette là e si riempiono di polvere. Ragazzi, ma come fate? Cioè, tutti i batteri cadono lì. Vabbè che magari loro lo fanno per utilizzo personale, quindi non importa molto questo aspetto. Comunque, apriamo il primo cassetto. Oh, che pesante! Allora, qui troviamo la Naked 2, la Naked 1, le mie palette preferite, varie palette di Egizia con i blush, il terre, gli ombretti, tanti ombretti. Poi una palette di Urban Decay, però che devo dire che è stata un po' una sola, nel senso che boh, questa palette qua non mi piace. Gli ombretti di questa palette non mi piacciono molto. Comunque l'avevo comprata in sconto tipo a 15 euro, quando mettono gli sconti da Sephora. Slick, una palette di Slick, la Divine con i colori scuri, carina. Mini palettina che mi hanno dato da Sephora. Mini palette NYX che mi sono fatta portare dall'America, carine. Qua in fondo invece ho gli Acqua Color di Make Up Forever. Di Make Up Forever, gli Acqua Color di Kryolan. Devo dire che non sono niente di che questi Acqua Color, eh. Alcuni scrivono di più, altri di meno, ma sono molto molto trasparenti. Quindi se dovete comprare degli Acqua Color vi consiglio di orientarvi su altre marche, questa non è molto buona. Rieccomi, si era riempita la memory card. E dicevo che ho messo tutti gli ombretti in questa palettina, perché comprare una Zeta Palette vuota mi costa veramente quasi di più che comprare una palette con tutti gli ombretti dentro. Ho detto scusa, non ha senso. Se mai dovrò andare, che ne so, in Inghilterra, in America, me la compro direttamente là. Perché comprare la Zeta Palette qui in Italia, prenderla in Inghilterra o comunque prenderla anche dai siti italiani, con le spese di spedizione e il costo della palette vuota viene veramente tanto. Quindi per ora, qua in realtà è da una vita che voglio
mettere un bel adesivo. Magari lo stampo, io faccio io la grafica e scrivo per esempio ombretti e copro questa copertina qua che fa schifo, cioè che ho scritto stabilo, o magari farlo tutto nero anche dietro. Poi nel secondo cassetto ho la palettina dove si applicano i fondotinta, queste cose qua. Poi in questo astuccio tengo tutte le matite, le mie preferite sono quelle di Urban Decay, ma anche, ho ancora anche qualcosa di MAC, qualcosa di NYX, di Neve Cosmetics, insomma un po' di tutto. Poi in questo tengo tutti i matitoni, quindi gli ombretti in crema cremosi, sì, ombretti in crema cremosi, quindi gli ombretti in crema a matitone. Queste sono spugnette fatte con la gomma piuma e queste qua servono non per mettersi il fondotinta ma per l'applicazione del lattice, per fare le calotte, per fare gli effetti speciali, altre cose così. Poi qua ho la spugnetta retinata che serve sempre per trucchi, diciamo, da effetti speciali, per coprire le... Poi qua ho spugnette per il trucco di comprare in questo negozio qua che si chiama da Muji, comprate da Muji e il pacco così viene, mi sembra 5 euro un pacco con tante spugnette, altre spugnette per il trucco, piumini puliti, questo è pulito e questo qua invece è così perché con questo ci tamponavo sopra la cipria, sopra al lattice, quindi per quando faccio gli effetti speciali, infatti vedete che questo non è sporcizia ma è lattice. Poi invece uso tutti i miei acqua color e anche i colori grassi. Allora, i colori grassi sono questi, diciamo, fondotinta colorati, tipo per fare le maschere a carnevale, per fare gli effetti, i trucchi artistici, queste cose qua. E poi questi invece sono dei acqua color della Heulen Spiegel, che è una marca tedesca, e sono acqua color che hanno un buon rapporto qualità-prezzo, quindi al contrario di quelli della Criolan sono più scriventi, sono migliori però costano poco. Poi vabbè, qua ci tengo il sangue finto della Criolan e poi delle ciglia finte che ho comprato all'Intercharm l'anno scorso, che possono servire magari per qualche trucco in particolare, servizio fotografico. Così. Infine, nell'ultimo cassetto ci mettengo le cose per i capelli. Quindi qua ho non, ogni tanto faccio anche i capelli, non spesso. Comunque, in teoria io ho imparato anche a fare i capelli, ma non è che sono brava come una parrucchiera, anzi tutt'altro. Quindi non è che li faccio spesso, mi propongo di più come truccatrice e ci tengo le pinze. Questo è la ciambella per fare lo scignona, per fare le acconciature, spazzole varie, spazzole, pettine. Poi ho comprato questi contenitori, adesso sono un po' incasinati perché non li sto usando, però in teoria in ogni contenitore c'è una cosa diversa, per esempio in un contenitore ci metto, in un separatore ci metto le mollettine, in un altro le forcine, in un altro i becchi d'oca, in un altro gli invisibili e così via. Invece quest'altro che l'avevo comprato prima, qua ci metto solo i becchi d'oca e poi vabbè ho delle cosine miste, cose varie che non uso spesso. E niente, questa è la mia postazione di trucco, questa è diciamo la mia piccola make-up collection. Spero che vi sia stato un attimo utile per prendere qualche spunto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!